mi hanno riferito fanno male alla città e non servono a nessuno. Cioè significa semplicemente, ripeto, giocare con la paura della gente, e questo è qualcosa di assolutamente squalificante per chi si occupa di politica. È la cosa meno nobile che uno possa fare, diciamo così, ok? È veramente squalificante. Siccome, ripeto, avete dimostrato di essere specialisti in questo, vi prego, almeno in questa vicenda, di evitare, perché ve ne potrei fare mille di esempi, ma non ne vale la pena, ve ne faccio uno soltanto. Quando questa stessa forza politica, cioè Fratelli d'Italia, per il tramite del suo rappresentante in Consiglio Comunale, disse alla città intera che era stato chiuso e stava per chiudere il reparto di oncologia, beh, senza, magari anche in quel caso perché avevano riferito non so chi, ebbene io lo ritengo assolutamente squalificante dal punto di vista politico, e provo a spiegare il perché e poi cambio argomento. Poi giriamo pagina perché c'è qualcosa di più importante da dire e ci terrei a condividerlo con voi. Perché se tu dici che chiude il reparto di oncologia a Lucera e non è vero, tu fai delle cose orribili, spaventi un paziente che ha già una sofferenza, come dire, importante perché ha una patologia particolare e di tutto ha bisogno tranne che di essere impaurito e spaventato, ok? Quindi prima di dire una cosa non dovresti essere certo, ma di più, cioè dovrebbe prima avvenire e poi magari lo dici. Se invece proprio non c'è assolutamente a calendario e lo dici, beh, questo si chiama semplicemente sciacallaggio politico per cercare di mettere in evidenza negativa il sindaco perché magari non ha coltivato buone, come dire, entrature in regione per quello e per quell'altro, pur non avendo competenza personale. Voglio dire, vi chiedo la gentilezza di mettere da parte la voglia di screditare il sindaco in questo modo, cercate di screditarlo in altra maniera, ma questa cosa qua, vedete, fa del male alla gente, fa del male alla città e fa del male anche all'istituzione che si rappresenta. La gente con quei problemi ha già i suoi problemi, e quindi se gli dici qualcosa del genere, il primo effetto è che lo spaventi, il secondo è di angoscia, il terzo è che si allontana da quella struttura perché cerca già un posto alternativo, facendo un danno a quella struttura. Il quarto, ancora più importante di danno che si fa, è quello che, se c'è qualcuno che ha intenzione di metterla in atto quella cosa là, ok, ebbè gli dai una mano, perché intanto dici bene, il terreno lo hanno preparato, il terreno è pronto, abbiamo visto le reazioni, c'è arrendevolezza, sono già, come dire, pronti, lo facciamo. È un danno enorme che si fa alla città. Ho riferito di questo perché vedete, poi la storia è completamente diversa. A fronte della paventata chiusura è accaduto qualcosa di completamente diverso, che quel reparto è stato potenziato, di gran lunga potenziato, e che di qui a breve avremo addirittura 10 posti di degenza di oncologia. Con l'invio sono arrivati nuovi medici, sono aumentate del 50% le prestazioni, e attenzione, non sono aumentate del 50% le prestazioni rispetto al pregresso perché sono aumentate le patologie, perché sennò sarebbe un dato estremamente negativo, no, semplicemente perché arriva più gente, perché ci sono molti più trattamenti, molta gente che arriva adesso da Foggia, vengono a farsi qui il trattamento, vengono da San Severo, vengono da ogni parte in quella struttura.
E noi, con quella che da qualcuno è stata definita un'associazione, non mi ricordo come, ma manco onestamente mi interessa, ci stiamo preoccupando, e devo dire ancora grazie, perché ripeto, io sono abituato a ringraziare le persone, anche con nome e cognome, anche quando sono, diciamo, contrari. L'associazione messa in piedi da Dario Gagliardi, che praticamente si sta preoccupando di avere delle offerte per migliorare l'offerta della staria dal punto di vista proprio della vivibilità, e quindi lo ringrazio di cuore perché, ripeto, sta fermo con il lavoro e si è dedicato a questa cosa qua. Bene, sta facendo assolutamente qualcosa di nobile, qualcosa di importante, qualcosa che va a vantaggio di tutta la città. Io mi onoro di affiancarlo, di dargli una mano, una minima mano, e penso che faremo qualcosa di bello per questa città e per tutti quelli che entreranno in quell'ospedale, perché proprio ieri ad esempio siamo andati lì e oggi stanno montando tutti i televisori in ogni camera di degenza. Si metterà un frigorifero in ogni camera, si metterà un divanetto in ogni camera, vogliamo mettere anche delle stampe di lucera, cioè chi viene da fuori deve trovare quella stanza meglio come una stanza d'albergo, ma soprattutto il malato, quel tipo di malato, ma anche gli altri, deve sentire meno possibile il disagio, deve essere, come dire, accolto in una struttura assolutamente accogliente, che ha anche l'accortezza della minima, come dire, del minimo comfort. Credo che in questo modo qua chi sta vivendo una fase delicata della propria vita, che è quella di avere problemi di salute, può viverla poco meglio. Ho detto al dottor Bove, con il quale ci siamo incontrati ieri, che mi piacerebbe fare una convenzione con l'ospedale, con quel reparto, perché magari quando vanno a fare il trattamento di chemioterapia, se non vogliono fare, che ne so, vedere la televisione che abbiamo messo, facciamo una convenzione con la biblioteca e potranno leggere magari un libro che richiederanno. Gli porto tutti i libri che abbiamo, gli elenchi, i numeri, i titoli, e possono chiedere alla biblioteca, che sta a 200 metri più avanti, i libri, e possono leggersi. Cioè, vogliamo offrire dei servizi oltre a dare delle risposte alla salute, per far sentire quella gente meno, come dire, meno male, meno, vogliamo quasi coccolarla, perché domani potrebbe toccare a noi, potrebbe toccare ai nostri cari, ma poi soprattutto perché penso che sia anche questa una mission nostra, di migliorare le condizioni di vivibilità in questa città, non soltanto di chi vive bene, ma anche di chi ha momenti di sofferenza. E quindi, per chi si è collegato adesso, ripeto,